particolarità di questo ponte è che il contrappeso era studiato. Se una persona doveva fuggire velocemente, lo lanciava, scappava e questo si sarebbe richiuso in automatico alle proprie spalle. E ce ne siamo accorti a nostre spese, se non si mette il fermo va a incastrarsi nel pavimento, abbiamo dovuto prendere una leva, sollevarlo per scastrarlo, perché una volta col vento si era sfilato il fermo perché non l'aveva messo bene e l'abbiamo trovato appoggiato al pavimento e abbiamo fatto la fatica a risollevarlo, quindi era un ulteriore sicurezza. Aspetta, mamma. Sì, infatti questa è una delle...